di logaritmi però faccio una proprio una lezione veloce veloce semplice semplice aspettate che metto meglio perché qualcuno pensa che la parola logaritmo sia una parolaccia in realtà è un concetto molto semplice io vi do solo la definizione di logaritmo e vi faccio vedere cosa significa mh, fine della fiera logaritmo Guardate, che è un concetto semplice perché normalmente per tradizione nella scuola italiana lo si insegna alle superiori, non tra l'altro non a tutti: non tutti nelle superiori. Io ho seguito una volta un ragazzo a lezione privata e proprio non sapeva cosa, cioè il suo insegnante. Geometra non ha mai fatto i propri logaritmi, ma sono un concetto semplice. Tra l'altro, è un concetto che serve un po' a, quel, a qualunque persona, perché è spesso e volentieri, eh, nella rappresentazione di funzioni dove magari ci sono valori molto alti, per esempio, i biologi, 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 <ride> ma via sto dicendo un po' una cavolata. Eh, serve tantissimo la scala logaritmica perché loro rappresentano sulle scisse il tempo in secondi e sulle y la, il numero dei batteri magari che vengono eh, dei batteri, a volte delle cellule chiaramente io non sono un'esperta della, della cosa e siccome questo eh, il proliferarsi di questi batteri per esempio crescita batterica no? eh, avviene in una maniera esponenziale quindi vuol dire che ogni secondo, ogni aumentare di un secondo, il numero di questi eh, diventa 10 volte più grande, eccetera, eccetera. Quindi sulle y eh, bisogna rappresentare dei numeri che via via diventano enormi e quindi si sceglie sull'asse delle y non di rappresentare il numero, ma il logaritmo di quel numero per avere un grafico un pochino più... Ovviamente viene una forma diversa, però... È un, è, un, è un grafico un pochino più compre, compresso, quindi i logaritmi servono, a questo, ma tutto questo non serve alla lezione che vi devo fare adesso, ma semplicemente per dirvi che i logaritmi servono un po' a qualunque tipo di studio, di tipo scientifico, scale logaritmiche, eh, i logaritmi, a... io ho fatto per esempio le superiori, ho fatto geometra, i logaritmi mi servivano tantissimo, noi, aveva... noi calcolavamo i seni e i coseni con le tavole logaritmiche per dire, no? quindi è un argomento che eh, serve, adesso poi io chiaramente, io sono matematica, non sono ingegnere, io insegno da vent'anni eh, in una scuola tecnica, prima ho girato più licei e eh, nella scuola tecnica, ovviamente, nei miei indirizzi, nella scuola dove insegno, c'è cioè l'indirizzo chimico, elettronico, meccanico, informatico, eh, i logaritmi, ogni tanto i miei eh, colleghi ingegneri che insegnano eh, le materie tecniche. Mm, ogni tanto me li chiedono, gli elettronici spesso e volentieri mi chiedevano ho bisogno subito dei logaritmi perché magari nei loro programmi, nello studio delle loro eh, parti tecniche il logaritmo è qualcosa che ha a che fare con i loro calcoli però noi da matematici, da matematica io spesso insegno slegandomi al mondo reale e' anche vero che molti alunni ogni tanto come mi serve questa roba serve perché ovviamente tutta la matematica poi serve a risolvere delle cose pratiche che possono far parte di altre discipline e questo io ve lo sto giustificando che i logaritmi sono una parte abbastanza importante eh, di un po tutti i saperi in cui la matematica c'entra comunque andiamo o solo per, per curiosità Uh, seguo questo video perché mi sono sempre chiesta cos'è un logaritmo. Io alle superiori ho fatto, class ma il classico li fanno. Ho fatto lo scientifico mm. il, sì, il linguistico, dove di solito c'è una matematica un pochino più leggera, non mi hanno fatto fare i logaritmi, ecco adesso vi arrivo e ve li spiego. Allora, innanzitutto ricordiamo una cosa: quando voi avete A elevato la N, il significato di a elevato alla n cosa significa? Che dovete moltiplicare a tante volte quanto c'è scritto n. Allora uno si dice, n potrebbe chiedersi, n è uno, allora deve appartenere all'insieme dei numeri naturali strettamente, perché se io ovviamente ho 2, 3, z, anche, allora a, a alla 0 è sempre uguale a 1. Motivo perché alla 0 uguale a 1 sui libri delle superiori non c'è scritto, ma io lo spiego sempre il perché. C'è un perché, non è una regola che si sono inventati i matematici. Alla 0 fa 1 perché lo si può dimostrare, però sarà un'altra lezione. Allora, alla n fa n, si sì, fa alla, se n è un numero naturale, n 0 fa 1. N1 vuol dire A, moltiplico, cioè lascio A moltiplicato solo una volta, 2A per A, 3A per A per A e così via. Ma se N dovesse essere un numero intero relativo, per esempio negativo, A alla meno 3, che significato ha? Si dà questo significato che io devo fare 1 fratto A. Devo fare il reciproco di A, quindi se A fosse 2 diventa un mezzo, se A fosse un mezzo diventa 1 fratto un mezzo che vuol dire 2, se A fosse due terzi diventa 1 fratto due terzi, come dire eh, tre mezzi. elevato alla n. Poi c'è un altro problema, se n fosse un numero razionale, razionale vuol dire che io qui posso avere anche delle frazioni, 2 uh, terzi, a elevato alla 2 terzi, 3 mezzi, 4 quinti. Che significato ha? Che dovete fare la radice di indice n, n lo prendete dal denominatore, di a elevato alla m, m lo prendete al numeratore. Quindi non so se avete, a, eh, no, facciamo proprio un numero: 2 uh, elevato alla 4 quinti. Che significato ha? Che è la radice quinta di 2 elevato alla quarta. Ovviamente i razionali non sono solo le frazioni, i razionali possono essere degli interi sia re relativi che eh, naturali, però siccome io posso dire che un numero razionale potrebbe presentarsi come 4 quinti. Oppure invece che 4 quinti, 0,8 eh, per esempio. Ma 0,8 vuol dire 8 decimi, 8 decimi vuol dire 4 quinti. Ok, ogni numero razionale finito o anche periodico è una frazione. Poi c'è un'altra complicazione: teoricamente questi esponenti potrebbero essere dei numeri reali. E tra i numeri reali ci sono quelli che non sono sotto forma di frazione, cioè non sono le frazioni. I numeri reali possono essere anche dei numeri irrazionali, tipo la radice di 2. Ha significato A elevato la radice di 2? Sì, perché io ogni numero irrazionale so che è un numero che è composto da una parte intera. Può essere, per esempio, la radice di 2 è a, è come se io avessi a elevato 1, la parte intera. Più una serie di cifre dopo la virgola che non finisce, io potrei andare avanti e continuare a approssimare la radice di 2 secondo la terza, la quarta, la quinta, la ventesima, la duecentesima cifra. Dopo la virgola, ma non essere arrivata mai a un risultato perfetto e il susseguirsi di queste cifre non è periodico, 141, 1, eccetera, eccetera. Periodico vorrebbe dire che la parte dopo la virgola ha un periodo, per esempio 14, che si ripete continuamente, 141414. I 1, 4, 1, 4. numeri irrazionali non hanno questa proprietà, non sono finiti, ma la successione delle cifre non è di tipo periodico. Allora, che significato ha? Che voi lo potete, ogni numero irrazionale si può approssimare. Per esempio, la radice di 2, voi potete dire che è un numero compreso tra 1 e 2, non vi basta, quindi vuol dire che a elevato la radice di 2 sarà un numero compreso tra a e la prima, a la seconda. Non vi basta questa approssimazione? Va bene, mi fermo alla seconda cifra decimale, sarà un numero compreso tra 1 e 4 e 1 e 5 quindi ha elevato alla 14 decimi, abbiamo visto cosa vuol dire prima, ha elevato alla 15 decimi che abbiamo visto sempre cosa vuol dire prima. Non mi basta questa approssimazione, vado avanti, mi vado alla seconda cifra. Cos'è la radice 141, se non sbaglio, 141, 142. Ovviamente, più eh, mi spingo in là col numero delle cifre dopo la virgola, e più le potenze ha elevato alla 1,41. Cosa vuol dire eh, radice di indice eh, centesimi? Perché 1,41 cosa vuol dire? 141 centesimi, ha elevato alla 141. Tra questo e il 42 probabilmente cambia già veramente poco. Non, quindi, più mi spingo in là col numero delle cifre dopo la virgola, più i due valori per difetto e per eccesso si avvicinano, e posso dire che questo, questo numero, con buona approssimazione, è quel numero. Se mi basta un'approssimazione bassa, per esempio A ah, fosse 5, eh, cioè, dire 5 alla prima, 5 alla seconda, chiaro che cambia, è un numero compreso tra 5 e 25. Eh, cavolo, c'è cioè, cioè una bella differenza tra 5 e 25. Non, non mi accontento, vado alla seconda cifra decimale, dirò 5 elevato alla 14 decimi, 5 elevato alla 15 decimi, faccio il conto e già vedo che un range è più basso e così via. Quindi, la potenza, tutto questo per dirvi che questo numero messo come esponente può essere un numero qualunque, mentre la base, i matematici, per fare le cose più semplici, diciamo, diciamolo così, si scelgono sempre delle basi positive e diverse da uno. Perché? Perché, allora, innanzitutto le basi negative fanno schifo, perché se io avessi meno 2, eh, voi pensate, meno 2 alla prima fa meno 2, meno 2 alla seconda è già un 4. Vedete che passate di colpo dal negativo al positivo, cioè le potenze... E poi se io avessi meno 2 all'un mezzo, questo qui vorrebbe dire meno 2 sotto radice quadrata di 2 alla prima, che non esiste. Quindi si preferisce per queste ragioni prendere sempre delle basi. Basi dell'esponente è sempre positivo, non 0 perché 0 elevato, perché 1 elevato qualcosa è sempre 1. Quindi le basi possono essere dei numeri, per esempio, di solito si prendono nelle funzioni: basi, di solito si prende nelle funzioni la base E, E è 2,71 il numero di nepero, però è un numero positivo. Diverso da 1 ve l'ho detto perché sennò no ba la base 1, la base 1 elevata a qualsiasi cosa è sempre 1. Le funzioni con base 1 fanno un po' schifo, cioè sono inutili, sono la funzione costante, quindi la base è sempre di default un numero positivo diverso da 0. Di solito si distinguono sempre i due casi, un numero più piccolo di 1, un mezzo, un terzo, un quarto, quattro quinti, un numero maggiore di 1, 2, 3, 4 e appunto. L'esponente invece può essere un numero qualsiasi. Il risultato di questa potenza, per esempio, la chiamiamo b. Siccome a è un numero positivo per scelta, questo è per scelta nostra, per fare le cose più semplici, di conseguenza b sarà sempre maggiore di 0 perché quando voi avete una base positiva che voi le elevate allora se le elevate a 2 3 è un numero intero vuol dire quella base per se stessa è più per più per più fa più se n è negativo l'ho detto prima cambia solo che voi la base invece di fare 2 fate un mezzo invece di fare un mezzo fate 2 ma elevato un numero poi eh, intero vuol dire quello per quello per quello per quello la radice di un numero positivo è sempre positiva, quindi se voi avete all'1 mezzo vuol dire la radice quadrata di un numero positivo che è positivo. I numeri razionali comunque come esponente li approssimate tra due numeri interi, tra due numeri frazionari, che quindi abbiamo detto prima sono sempre positivi, quindi il risultato di una potenza per forza di cose è positiva. Quindi A appartiene ad N. Diverso da 0, diverso da 1 per scelta. N, l'abbiamo detto prima, può essere qualsiasi numero. Il risultato di una potenza appartiene ad N, senza limitazioni, perché se al posto di N metto 0, B può venire 1. A non può venire, è diverso da 0, perché il risultato di una potenza non può venire. Se, a, se io escluso che la base è 0, e quindi la base è un numero, il risultato non può mai venire 0, 3 alla prima da 3, 3 alla 0 da 1 e così via, 3 alla seconda da 9, 3 all'1 mezzo la radice di 3, 0 non viene mai, quindi prendiamo in considerazione che quando fate una potenza ci sono tre protagonisti, la base, l'esponente e il risultato, allora pensiamola come funzione, ho la funzione dove io ho scelto la mia base, l'esponente è la mia variabile. Quindi voi partite da x e avete come risultato y che vuol dire a elevato la x, a è scelta potrebbe essere 2. Qual è la, la funzione inversa? Di solito è quella che è chiamata radice, cioè io ho scelto. Eh, No, un attimo, stavo sbagliando. Allora, la funzione inversa di questa, allora io cambio l'esponente e mi viene il risultato. La funzione inversa di questa, ho sbagliato, allora, quello che io vi volevo dire. Quando voi, facciamo così, voi fate la base è la x e l'esponente è fissato, voi partite da x e in questo caso calcolate il quadrato. La funzione inversa è quella che chiamate la radice quadrata. Poi partite dal quadrato e trovate chi è quel numero che è al quadrato da quello è la radice quadrata. La radi le radici sono sempre da considerare delle funzioni inverse alle potenze. Invece, quando nella funzione l'incognita è l'esponente, la funzione inversa viene chiamata logaritmo. Allora, ovviamente nel logaritmo ci devono essere tre componenti. La base, la base è questa, sarebbe la L'argomento è il risultato dell'esponente. Il risultato di un logaritmo è, è, la, è, è, la, è quella che. No, ok, il risultato del mio logaritmo è quella che era la mia x. Da chi, er, el, chi era l'esponente? Allora, l'ho detto sotto forma di frazione e so che vi state spaventando, soprattutto di funzione, soprattutto quelli che magari le funzioni non hanno visto i miei scorsi video. Facciamolo meno a, a livello di funzione. Allora, se io ho che 3 alla quarta mi dà 3 per 3, 9, per 3, 27, per 3, 81, questa è una funzione diretta. La base è 3, l'esponente è 4, il risultato è 81. Allora, io questi tre. Protagonisti: 3 la base 4 l'esponente 81 il risultato. Li posso scrivere così: logaritmo di 3. La base è la base del logaritmo. L'argomento del logaritmo è il risultato della potenza. Il risultato del logaritmo è l'esponente. Quindi, quando vi chiedono chi è il logaritmo in base 3 di 81, Vuol dire che io devo pensare chi è quel numero da mettere sopra il 3 per avere come risultato 81. Ecco, così penso di avervelo spiegato bene senza avere a che fare con le funzioni. Eh, facciamo un altro esempio. Avete il logaritmo di base 10, 100. Io devo pensare chi è quel numero da mettere qua per avere come risultato 100. Ci penso un po' e dico alla seconda. Se io al posto di questo cerchiolino qui metto 2, 10 alla seconda mi fa 100, ok? Ovviamente io ho fatto adesso due esempi che vengono belli belli, cioè potrei anche complicare la vita mettendo una cosa del genere. Chi è quel numero da mettere sopra il 3 per avere come risultato un nono? Allora 3 per farlo diventare 9 devo mettere 2, solo che il 3 è un dato denominatore, che è quella operazione all'esponente che mi fa cambiare il numeratore in denominatore, mettere un bel meno, quindi il risultato sarà meno 2. Oppure, altro esempio, logaritmo in base 9 di 3. Come faccio a passare da 9 a 3? Ci penso un po' facendo la radice quadrata. La radice quadrata, vi ho detto prima che in forma esponenziale, vuol dire all'1 mezzo, 9 alla prima sotto radice quadrata. Quindi questo qui sarà un mezzo e così via. Ok? È vero che tante volte però questo numero non lo riuscite a trovare perché magari ci possono essere dei casi di esponenti che magari non sono così precisi. Se io metto logaritmo in base 2 di 5, io dovrei pensare chi è quell'esponente da mettere qua per far venire 5. E eh, allora ci penso un po' e dico: se io mettessi 2 mi verrebbe 4. Quindi non va bene, non è un 2, è più grande di 2, ma se io mettessi 3 questo verrebbe 8, quindi non va bene né 2 né 3, 2 è troppo poco, 2 è un po' troppo, quindi questo numero sarà un 2, qualcosa, quindi vuol dire che l'esponente giusto sarà un numero tipo magari una frazione, è una frazione che dà origine a un numero un po' più grande di 2. Quindi vuol dire che devo mettere sotto radice, magari un numero irrazionale, un numero che non riuscirò mai a trovare, un, dovrò approssimare. Io vi ho detto questo numero sarà un numero tra due e tre. Voglio andare sul preciso, metto. Penso qual è il pri la prima cifra decimale che mi fa trovare un'approssimazione eh, per la quale 2 elevato alla 2 virgola è troppo poco, 2 elevato al numero successivo è troppo, quindi dirò 2 virgola, eh, non so, 2, adesso non so fare i puntini, puntini, e questa approssimazione posso andare avanti all'infinito, quindi vuol dire che sarà un numero irrazionale. Ovviamente tutto questo problema voi non l'avrete mai perché esistono le calcolatrici che calcolano i logaritmi. Adesso le calcolatrici moderne vi lasciano sia immettere la base che l'argomento, mentre le calcolatrici un po' più vecchiotte vi lasciano mettere solo la base 10, chiamate sulle, sulle calcolatrici semplicemente log, o base E e quel numero importante per l'analisi che è 2,41 eccetera eccetera che sulle calcolatrici è chiamato ln allora uno si chiede ma io allora come faccio con quelle calcolatrici a calcolare il logaritmo in base 2 basta applicare una regola ovviamente dimostrata non è una regola che si sono inventati i matematici una regola eh, contanto di dimostrazione del cambio di base io al posto della base 2 io voglio avere un logaritmo in base 10 devo fare il logaritmo in base 10 di a la calcolatrice ve lo calcola senza problemi fratto il logaritmo in base 10 di 2 logaritmo nella base che ho deciso che voglio io che mi piace di più dell'argomento dell che mi stanno chiedendo, fratto il logaritmo di quella base che piace a me, che voglio io, della, della base per cui mi danno il calcolo. La mia calcolatrice di Carlo Cudiga ovviamente non faceva i logaritmi della base che volevo, io per calcolare un logaritmo in base 2 dovevo prendere il tasto o uno o l'altro, lo stesso, o logaritmi in base 10, o logaritmi in base... facevo il logaritmo in base 10 che la calcolatrice mi faceva dell'argomento, ho fatto il logaritmo in base 10 della base, facevo la mia divisione e il risultato era il logaritmo base 2 dei, però le calcolatrici moderne vi lasciano mettere sia la base che l'argomento ok chiaramente se voi avete un logaritmo in base non so 2 di meno 7 questo numero ovviamente non esiste perché nessun esponente sul 2 può dare come risultato meno 7 così come pure logaritmo in base 2 di 0 2 elevato a qualsiasi cosa non può dare 0 mentre per esempio Logaritmo in qualsiasi base di 1 sarà sempre 0, perché A, qualsiasi base sia elevato alla 0 dà sempre 1. E quando avete logaritmo di A di A è sempre 1, che è l'unico numero che messo sopra esponente dà lo stesso risultato della base 1. E in generale, logaritmo in base A di A alla n è un gioco di parole, ovviamente è n che è l'esponente da mettere sopra la a per avere alla n, n, ok? Se vi è piaciuto questo video mettetemi il like, iscrivetevi al mio canale e vabbè, così faccio un seguace in più e vi saluto.